Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha consegnato il Pegaso d'oro a Gianni Morandi a nome del Consiglio regionale della Toscana. Lo ha fatto poche ore prima del concerto che si è svolto a Castelnuovo di Garfagnana nell'ambito del festival Monte Alfonso sotto le stelle. Giani, alla presenza del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e di molti amministratori, ha sottolineato le motivazioni che hanno spinto ad assegnare il simbolo della Toscana a Gianni Morandi. Perché è il simbolo della musica popolare e che coinvolge tutti gli italiani come nessun altro, ma accanto a questo valore culturale ha sempre manifestato un attaccamento, un amore particolare per la Toscana. Il premio anche per l'artista ha assunto un significato particolare in quanto consegnato nel giorno della strage di Bologna, come ha detto ai nostri microfoni Morandi. E tra l'altro la mattina mi avvicinai proprio attratto, volevo vedere cosa era successo, questo sfregio enorme alla nostra città, alla nostra gente, poi non erano solo bolognesi. Può assumere un significato ancora più forte di vicinanza fra la Toscana e l'Emilia e quello che è successo a Bologna quel giorno. Gianni Morandi si è detto soddisfatto per aver accettato di fare questo concerto in una location molto particolare come la fortezza di Monte Alfonso, nel cuore della Garfagnana. Unico, magnifico, fantastico, non ero mai venuto, forse uno è anche un piacere venire per la prima volta in un posto nuovo, quindi sono molto contento di esserci.